Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Ash. Io sono Glacial Sphere ed oggi esploreremo Nevepoli, batteremo la capopalestra bianca e faremo un piccolo extra prima di andare verso la prossima città. Ma prima di tutto ciò, oltre a ricordarvi di lasciare un bel mi piace al video, di commentare, facendomi sapere cosa ne pensate voi di Bianca come capopalestra, o meglio di Candice, se vogliamo dirla in inglese, e di appunto Nevepoli come città. Vi ricordo di lasciare un bel mi piace e di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi caricamenti. Stavo già pensando appunto a cosa fare dopo e in realtà stiamo tornando verso Kanto, perché prima di andare appunto ad esplorare Nevepoli è giunto il momento di andare nella zona safari di Sinnoh. Quindi prendiamoci questi primi minuti di video per andare a vedere la parte di zona safari qui a Fuxiapoli, aperta per appunto Sinnoh, che si apre già dopo Omar, cioè già dopo Omar capopalestra potete andare tranquillamente qui nella zona safari e troverete la parte di Sinnoh aperta. Quindi sì, paghiamo l'obolo dei 500 pokedollari per entrare nella zona safari. E andiamo a vedere che Pokémon si possono trovare. La zona di Sinnoh dovrebbe essere questa di qua. Vediamo, questa qui. Sì, questa qua ora è aperta. E siamo nella parte di Sinnoh. Vediamo se ci sono degli strumenti da prendere. Nel frattempo cerchiamo un po' di Pokémon e vediamo cosa salta fuori. Allora, salta fuori Gardevoir che abbiamo già preso, quindi fuggiamo molto volentieri. Ok, qua però aspettate, forse questa non è la zona di Sinnoh, se c'è Gardevoir. No, no, questa è la zona di Hoenn, me la ricordo. Me la ricordo. Fuga, fuga, fuga. È dall'altra parte Sinnoh. È dall'altra parte, mi sono confuso. Via, di qua. Sinnoh è da questa parte ora. O forse qui sopra addirittura. No, qua è ancora bloccata l'area. È di là. Allora è da questa parte. E qui trovo un Pokémon di canto, ovvero Execute, fuga. E possiamo andare da questa parte, esattamente di qua c'è Sinnoh. Eccola qui, vediamo se ci sono appunto strumenti da prendere, eccone uno. Qui abbiamo una pietra focaia e non sarà l'unica che otterremo in questa parte. Iniziamo a cercare anche Pokémon qui dentro, eh. Vediamo che Pokémon nuovi possiamo prendere. Un Luxio, vediamo se riusciamo a prenderlo e completare così la linea evolutiva di Shinx. Catturare i Pokémon nella zona safari è sempre un po' difficile, come vedete. Perché non possiamo usare ball particolari, non possiamo indebolire Pokémon. È praticamente tutta fortuna. Però, dai, il primo Luxio l'abbiamo preso. Almeno questi 500 Pokédollari saranno valsi a qualcosa. Ok, buono. Poi, continuiamo a dare un'occhiata in giro. Altro strumento qui, un ferro, va bene. Lo daremo molto probabilmente a Torterra. Poi, diamo un'occhiata qui in giro, mentre continuiamo a cercare Pokémon. Krogan che ce l'abbiamo già. Quindi fuga. Vediamo un po' qui sotto. Gibble! Proviamo a catturarlo. Mi sa che è anche raro Gibble. Ovviamente se catturerò questo Gibble non lo userò come Gibble di Ash, ok? Comunque bisogna aspettare quando te lo danno proprio di trama Gibble. Altro Pokémon nuovo, Carnivine. Vediamo se riusciamo a prenderlo. Abbiamo già trovato tre Pokémon nuovi in questa zona safari. Niente male. Vai. Tiriamo ancora Pokéball. Come ben sapete appunto, come vi ho già detto prima, è solamente una questione di fortuna. Cioè trovate un Pokémon e tirate Pokéball a caso, sperando di prenderlo nella zona safari. Ok, preso anche Carnivine, buono. E siamo già a due Pokémon che abbiamo aggiunto al nostro Living Dex. Altro Carnivine, fuga. Non ce ne servono più. Allora, qui non c'è più niente, quindi, di strumenti. Vediamo un po' qui sopra invece. Sembra che abbiamo finito l'esplorazione della zona safari di Sinnoh. Diamo comunque un'occhiata, cioè Pokémon magari da qualche parte qui ci sono. Solitamente c'è anche una pepita da qualche parte invisibile in ogni parte di zona safari. Però buonanotte, cioè buona fortuna a trovarla. È parecchio difficile. Oh, Starly! Bello lui. Ok, dovremmo aver completato quindi. Dovremmo aver visto tutta la zona safari di Sinnoh. Sono delle piccole aree, come vedete, in realtà sono proprio delle piccole aree che si aprono all'interno della zona safari. Sì, qui non c'è più nulla. A questo punto continuiamo a cercare Pokémon, vediamo se c'è qualcosa di interessante. No, esce Bidoof, che sicuramente non è qualcosa di interessante. Dai, cerchiamo un po'.
Oh, Scorupi invece è interessante, non ce l'abbiamo. Vediamo di prendere Scorupi. Dai, non l'abbiamo preso. Su, su, su. Abbiamo preso Luxio, Carnivine. Bella la cattura critica. Cioè, vuoi non prendere Scorupi? O Scorupi? Dipende da dove mettete l'accento. Ok, preso. Altro Scorupi. Non mi ricordo se già abbiamo Drapion, quindi io per sicurezza un'altra bolla la tiro. Tanto se lo prendiamo bene, se non lo prendiamo, amen. Però ok, preso. A questo punto quindi potremmo far salire probabilmente di un livello questo Scorupi e farlo evolvere. No, non voglio dare il soprannome. Per ottenere Drapion. Anche se mi sembra che l'avessimo già catturato in realtà Drapion. Vabbè, in ogni caso ne libererò uno. Oh, Toxicroak, non ce l'abbiamo. Vediamo se riusciamo a prenderlo. Dai, dai, no, si è liberato. Vabbè, ritentiamo. Continua a liberarsi. Forza, forza. Per Gibbon non mi preoccupo troppo perché ce ne daranno uno prima o poi. Quindi basterebbe fare le uova di quello nel caso in cui non si riuscisse a trovare da nessun'altra parte e la zona Safari fosse l'unico posto in cui poterlo catturare. Preferisco piuttosto fare le uova piuttosto che venire qui a fare appunto incontri casuali sperando di trovare prima o poi un Gibble e poi sperando oltretutto di catturarlo perché pure è difficile da catturare Gibble. Che continuiamo a dare un po' un'occhiata a questi Pokémon selvatici. Niente, Starly, Krogunk, Toxicroak, Carnivine, Bidoof, Gibble, mi sa che Luxio, mi sa che abbiamo trovato forse quasi tutti o se non tutti i Pokémon della zona Safari di Sinnoh. Altro Gibble. Dai, vediamo se riusciamo a prenderlo. Più che altro questo Gibble è del 34, quindi perlomeno ne prendi uno, lo fa salire forse di un livello e già si evolve. Quindi potrebbe essere interessante per quello. Vediamo, vediamo. Oh vai, preso. Buono. Preso Gibble. No, grazie. Noi gli diamo un soprannome, continuiamo a cercare in questa zona Safari. Altro Scorupi, già preso. Tanto prima o poi scadrà il tempo, eh. Già scadranno i passi. Altro Carnivine, mi sa che abbiamo finito, i Pokémon che ci sono in questa zona. Continuano a apparire sempre gli stessi. O un altro Toxicroak, dai. Diamo un'altra possibilità a Toxicroak per provare a catturarlo immediatamente. Dai, infame, catturati. Vediamo, saremo più fortunati ora? No. Vediamo ora. Cioè, poteva farmela contro questo la cattura critica al posto di contro Scorupi? Niente, zero catture critiche. E lui continua a fuggire. Oh, non vuole proprio essere catturato, eh? Zero. Dai. E niente, alla fine è fuggito. Niente, questa è proprio una battaglia bruttissima, è stata. Cioè, battaglia. Come se fosse una battaglia. Vediamo di prendere anche questo Gibble se ci si riesce. Così almeno avremo già Gibble e Garchomp pronti per il Demindex. Cioè Gibble e Gibite, non Garchomp. Gibble e Gibite pronti per il Demindex. Se riusciamo a prendere anche lui, perfetto, dai. Tanto uno di questi basta farlo salire di un livello probabilmente e si evolve. No, non vuole dare il soprannome. Niente, continuiamo a cercare, magari salta fuori un altro Toxicroak o addirittura un Pokémon completamente diverso che ancora non abbiamo visto. Dai, dai. Niente. Carnivine. Vediamo un po', Budiu. Nada. Magari Roserade è possibile trovare in questa zona, chi lo sa. C'è Budiu. Krogunk. Scorupi. No, raga, mi sa che davvero abbiamo finito. Ok, Ding Dong, abbiamo pure finito il gioco, perfetto.
Ok, abbiamo quindi esplorato la zona safari, cosa che ci tiravamo dietro da un po' di episodi in realtà. Quindi possiamo ritornare a Sinnoh. Ecco qui con il sistema dei trasporti. Vai, Sinnoh. E a questo punto possiamo volare a Nevepoli, la città che sta qui. Non appare il nome quando scendiamo sopra, strano. Però, eccoci qui. Ah, Snowpoint City, salve. Se ti senti freddo, usa questa. E ci dà una pietra fuoco, una pietra focaia, una pietra fuoco. I don't know if you can handle this move yet. Come back if you ever beat Candice. Ok, questo ci chiede di tornare da lui quando abbiamo battuto Bianca. Tu sei un allenatore? No. Si chiede però come non stiamo congelando. Effettivamente lui è lì, a mezze maniche. Salve. Ok, questo è il ricorda mosse. Quindi sappiate che in questa regione lui è qui. A parte che c'è un altro anche da un'altra parte, quello a cui, con cui abbiamo insegnato foglie lama a Torterra. Qui sotto, salve. I can win if I want. I'm good at contests. Ok. E tu sei Ursula. Ursula è un personaggio dell'anime, tra l'altro. Manda in campo Gabite. Allora, Earthquake, Dragon Rush, va bene, anzi Dragon Rage, scusatemi. E Gliscor si porta a casa questa vittoria, buono. Sky Uppercut? Non dovrebbe essere male, eh. Però gli lascio queste mosse. Poi Wormadam, lasciamo Gliscor. Ah, questo però è di tipo terra. E infatti non gli facciamo un cavolo. Acrobatics, super efficace, buono. Ok, abbiamo battuto Ursula. Tu sei un'altra allenatrice? Ok, no, ci dice di non andare troppo vicino all'acqua. Allora, tu ci porti da qualche parte, ma ship is strong, I can't even move through icy waters, ok. La sua nave è talmente forte da muoversi anche attraverso l'acqua ghiacciata. Ok, diamo un'occhiata in giro comunque a questa città, eh. Salve. Un visitatore, che sorpresa. Questo conosce tutte le risposte della lezione. E ci sfida, questo super nerd Geremia con Skantank. Ok. Tipo buio quel tipo, eh. Andiamo comunque di acrobazia. Mi facciamo malissimo. Tra l'altro il colpo critico. E lacerazione. Perfetto, not bad, assolutamente not bad, entriamo qui. Salve. Ok, questi scambiano, fanno di nuovo lo scambio Magmar per Electivire ed Electabuzz per Magmortar, quindi se vi servono quei due Pokémon sapete che qui ci sono anche questi due che scambiano. E qui abbiamo Paul e suo padre Brandon. Salve. Paul dice, non posso credere di aver perso contro di te, noi tecnicamente abbiamo vinto. Hai fatto del tuo meglio, gli risponde suo padre. I tuoi Pokémon sono allenati molto bene, ma tu lasci che le tue emozioni ti tradiscano durante la battaglia. Impara a controllare le tue emozioni e potrai provarci di nuovo. Certamente, grazie signore. Brandon, che appunto il padre dice, puoi farti da parte, Paul? I believe I see an acquaintance of mine. Credo di vedere un acquaintance, non so cosa voglia dire, forse un discepolo dei miei. E infatti vede noi. Oh, ciao di nuovo, Glacial. Quindi stai qui per sfidare i capi palestra. Io invece sono qui per provare a vedere Regigigas. Paul, questo è il mio sfidante. È uno dei miei sfidanti. È uno dei pochi ad aver vinto. Glacial, cosa? Tu hai battuto Brandon. Bene. Allora devo ammettere che tu sei forte dopo tutto. Incontrami al lago Acquity, dovrebbe essere il lago Arguzia, più tardi. Il lago comunque c'è qui di fianco. Misureremo la nostra forza. E ci scontreremo in una full battle, in una battaglia completa per la prima volta. Ciao di nuovo, Glacial. Questo è il tempio di Nevepoli, dove vive Regigigas.
Abbiamo avuto un incidente di recente con un cacciatore che lo ha voluto svegliare. Ok. Però per adesso mi sa che non possiamo farci molto lì. Salve. Questo sente che c'è un problema ad Aron Island. Cosa potrebbe essere? E infatti questo ci comunica che non possiamo battere la palestra finché non andiamo ad Aron Island. Quindi, mi sa che in questo episodio non batteremo la palestra, come avevo indicato inizialmente, perché bisogna andare ad Aron Island, all'Isola di Ferro. Quindi andiamoci. Per andarci, dobbiamo tornare qui a Canalipoli. Dove possiamo prendere, immagino, una barca che ci porti all'Isola di Ferro. Qui sotto, vero? Nope. Forse dall'altra parte. Forse lì. Lui magari ci può portare all'Isola di Ferro, vediamo, eh. Qui sopra, nada. Ne stai parlando appunto al marinaio, possiamo andare all'Isola di Ferro, altrimenti non possiamo proseguire. Salve. Ecco qua, Iron Island. Eccoci, qui possiamo prendere l'Iron Plate. Questo strumento che è una Master Ball, quindi non dimenticatevi anche voi come ho fatto di questa Isola di Ferro, che è molto interessante. E abbiamo Lucario. Con un tizio. Allora, io manderei Torterra davanti. E parliamo a questo tizio, che è Riley. Benvenuto all'Isola di Ferro, Aron Island. Devi essere un allenatore molto forte per essere qui ora. Vediamo di cosa sei capace. E ci sfida. E ci sfida proprio Riley. Manda in campo Lucario, va bene. Noi con Torterra faremo terremoto che dovrebbe essere super efficace in teoria. Ok, Zuffa. Quindi si abbassa pure le difese, ok, lo one shotteremo. Pure con le difese droppate, poverino, non poteva fare molto. Livello 46 per Torterra, abbiamo battuto Riley. Hai molta abilità, grazie. Che allenatore forte, ti meriti questo. E ci dà un Power Bracer, va bene. Potresti essere abbastanza forte da aiutarmi, effettivamente. L'aura in quest'area è tutta strana, è tutta scombinata. Penso che ci sia qualcuno dietro tutto questo. Lucario e io ci dobbiamo concentrare nel tenere l'aura a bada. When you're ready, talk to me and I'll let you into the cave to find the source of the problem. Quando sei pronto, parlami e ti farò entrare nella caverna per cercare la fonte del problema. Io sono sempre pronto, quindi diamo un po' di acqua fresca a Torterra ed entriamo. Vai. Ok, siamo dentro la caverna e infatti c'è il team magma. Volevo dire, scusatemi, il team galassia. Perché il team magma? Allora, andiamo con Staraptor. Vai. How did anyone find us here? Come ha fatto a trovarci qui? Grazie a Laura grazie a Lucario che percepisce Laura, appunto. Andiamo con Staraptor contro Golbat. E andiamo di aerossalto. Penso due aerossalti bastino per tirarlo giù. Ok, sludge bomb. Fortunatamente non ci ha avvelenati. Eccoci qui. Altro Golbat. Altri due aerossalti. Aircutter, va bene, non dovrebbe farci troppo. Perfetto. E la prima recluta è andata. Sfidiamo la seconda. Che ci di andarcene da qui. Incazzati. Ok, Craig che manda in campo Golbat. Niente, questi davvero sono dei bot comunque con la scelta dei Pokémon. C'hanno solamente Golbat, davvero. Ok, colpo critico. E aerossalto di nuovo. Questo dovrebbe portarci a livello 46. Buono. Altro Golbat. Cambia un Pokémon e mandiamo Gliscor. La nostra Gliscor. Andiamo di Acrobatics. Ah, si protegge, signorino. Vai, acrobazia di nuovo. Fango bomba, non ci fa nulla. Perfetto, andiamo di Slash. E abbiamo battuto anche Craig. Ora, non mi curo Staraptor, ma metto direttamente davanti Gliscor. E si prosegue. Altre due reclute e poi Lash e Mars, mi sembra. Attenzione, Mars Attacks. Vai, Gliscor che userà ancora Acrobatics. Bello lì il colpo critico che va a one shottare il loro povero Golbat. Altro Golbat. Beh, altra acrobazia.
Shadow Ball ci fa pochissimo e andiamo lì. Lacerazione poi. L'Ice Core è davvero forte, eh. Molto divertente anche da usare. Ultima recluta. Battiamola. Rimane in campo Golbat. Noi andremo di acrobazia di nuovo. Sperando in un altro brutto colpo che non arriva purtroppo. Ah, mi hanno pure avvelenato. Va bene. Allora, battiamo questo Golbat e poi cambiamo Pokémon. Altro Golbat, sì, ma andiamo Weasel questa volta. Weasel che fa un po' di Aqua Tail. Per Cutter dovrebbe farci relativamente poco, invece questo era un colpo critico, purtroppo. Però anche Weasel si porta a casa la vittoria. Oltre anche ad un livellino. Buono. Non facciamo evolvere Buizel come ben sapete. Ora diamoci una curatina ai Pokémon. Ecco qua. Fresh Water. Fresh Water. Poi un po' di super pozioni. A Staraptor. Vai. E una Full Heal. A Gliscor. E possiamo andare a sfidare Mars. Eccoti qua. Ah ah ah. Sei in ritardo di nuovo, tra l'altro. Siamo sempre in ritardo. Quando si tratta del Team Galassia, eh? Che a chi manda lei? Purugly. Andiamo di Gliscor e andiamo di acrobazia. Farà parecchio male, appunto. Shadow Ball e altra acrobazia. Buonissimo. Bronzor, tipo acciaio psico. Quindi il fuoco gli farà parecchio male. Mandiamo Infernape. Oppure mandiamo direttamente Torterra o addirittura Staraptor. Lasciamo Gliscor. Semplice e veloce. Lasciamo Gliscor. E andiamo di Xissor. Normalmente efficace. Ah, confuso? Proviamo a vedere se si colpisce da solo. Fortunatamente non si colpisce da solo. Future Sight. Esce dalla confusione e conclude la battaglia. Grande. Gliscor. Ok. No, abbiamo scannerizzato solo il 60%. Non posso andare oltre. No, non posso toglierlo ancora. But I don't stand a chance right now. Ma non ho alcuna possibilità ora. Andrà bene. Possiamo trovare il pillar, lo spear pillar, ovvero pilastro lancia, credo. Anche solo con questo. Reclute, ritirata. Ok. Loro nel frattempo avevano già la chiave lancia. Stanno cercando il pilastro lancia. Insomma, stanno facendo qualcosa di particolare loro. For beating me, I would like to offer you this egg. Ah, per avermi battuto, ti vorrei appunto dare quest'uovo. Però ci serve spazio nella squadra. Quindi torniamo un attimo al centro Pokémon di qua. Prendiamo quell'ovetto. Eccoci qui. Quell'ovetto io lo vorrei, grazie. Scommetto che è Riolu. Scommetto tutto quello che volete che si tratta di Riolu. Qui devo poi anche ordinare un attimo Pokémon, eh. Ma per il momento andiamo a prendere quell'ovetto. Poi ci prendiamo il tempo, dopo la palestra, di ordinare con calma tutti i Pokémon. Allora, andiamo qui, andiamo ad Iron Island. Prendiamoci questo ovetto. Grazie. E ritorniamo a Canalipoli. Da qui andiamo con volo, direttamente a Nevievoli. E effettivamente c'è spazio, c'è tempo e c'è luogo per affrontare la palestra. Quindi tiriamoci una curata a Pokémon. Ecco qui. Riprendiamoci il nostro Gliscor. Lasciamo giù un attimo l'ovetto. Sono sicuro che capirà. Salve. Candice, che sarebbe bianca, usa Pokémon di tipo ghiaccio. È perfettamente in tema con questa città. Scaldami, Charmander. Vai, scaldalo, Charmander. Allora, possiamo quindi entrare in palestra. Ora non è più bloccata dall'ometto che diceva che c'era qualcosa che non andava nell'isola di ferro. E a questo punto, contro di lei, andrei ovviamente di Infernape. Per forza. E di Gliscor. Ok? Anzi, tecnicamente è meglio Staraptor pure, perché ha Zuffa. Quindi andiamo. Allora,
Possiamo andare qui e possiamo andare a sfidare lui. Getting confused? No, per adesso non mi sembra troppo difficile come schema questo ghiaccio. Poi lo manda in campo Glalie. Useremo molto Infernape in questa palestra. Probabilmente farà altri due livelli. Però poi magari lo usiamo un po' di meno. E vediamo di allenare gli altri Pokémon. Flamewheel. Tra l'altro questo ha un botto di Pokémon, non sbaglio. Sneasel. Ah no, ne sono tre. Ok. Flamethrower. Ah, veloce questo Sneasel, eh. Era più veloce di Infernape. Ok, e Snover. Contro Snover, beh, lasciamo Infernape, dai. Non ha molto senso cambiare Pokémon per uno Snover. Vai, Flamewheel. Danno 4 peri, addio. E abbiamo battuto Anton. Poi andiamo qua sopra e sfidiamo lei. Ah, non ci ferma lì davanti, ci fa andare comunque fino in fondo. Va bene. Rimane in campo Snorunt. Andiamo di Flamewheel, dovrebbe bastare contro Snorunt, infatti. E uno è andato. Poi Glalie. Lasciamo Infernape. E andiamo di Lanciafiamme. Di poco, non muore. Di pochissimo. Ah, ci diminuisce la velocità. Infame. No, ci congela questo. 100%. Neanche se riusciamo a scongelarci. Vediamo, Niente, è ancora congelato. Ah, ha sciolto il ghiaccio. Perfetto. Forse usando una mossa di tipo fuoco si scioglie il ghiaccio direttamente? Oddio, non conoscevo questa interazione. Confermatemi nei commenti se esiste, se è una cosa che c'era. Perché ne ignoravo completamente l'esistenza. Ok, fortunatamente mandano Snover alla fine. Che mette la grandine, ma lo mandano comunque come ultimo Pokémon. Così almeno non rompe le balle la grandine per tutta la lotta. Ok, si può scendere da qui e andare a questa parte. E vorrei parlare a lei però. Vorrei sfidarlo. Beh, a questo punto prima andiamo a sfidare lui. Ecco qua. Isaiah, che manda in campo Piloswine. Andiamo di Flamethrower. Dai, è rimasto con un HP. Infamella. Andiamo di Flamewheel. Vai, altra Flamewheel. Ha fatto Endure, quindi non era morto. Si era tenuto stretto l'unico PS che gli era rimasto. Ok, a questo punto si scende e si rifà un attimo questo. Ah, ok, posso arrivare qui e battere lei. Alice ha 4 Pokémon. Ho visto bene. Inizia con Sneasel, su cui noi facciamo Lanciafiamme. Poi altro Sneasel, altro Lanciafiamme. Bitap? Ah, quanto ci fa male? Calmi, eh. Buono, Infernape a livello 50, ottimo. Snorunt. Beh, a questo punto, ragazzi, cambiamo Pokémon. Anzi, no, lasciamo Infernape, davvero. Non ha senso cambiare Pokémon per Snorunt. Cioè, usiamo anche pure Brick Break. Dovrebbe bastare tranquillamente, via. Altro Sneasel. Adesso Brick Break basta. Va bene, perfetto. Pure contro Sneasel. E abbiamo battuto anche Alessia. A questo punto possiamo tranquillamente arrivare da Bianca in questo modo. E siamo pronti per sfidare anche la capopalestra. Diamoci una curata ad Infernape, l'unico Pokémon che ha combattuto finora in questa palestra. E parliamo a Bianca. Benvenuto nella mia palestra. I see you've overcome the cold to get here. Ho visto che hai affrontato il freddo per arrivare qui. Spingere te stesso. Al tuo limite ti aiuta helps you grow past it, ti aiuta a crescere più forte, diciamo, a diventare più forte. Prepare for another one of those challenge, preparati per un'altra di queste sfide. Ok, manderemo ovviamente in campo Infernape, poi direi di puntare su Gliscor, anche se è terra volante, quindi potrebbe davvero subire tantissimi danni dal tipo ghiaccio. E Pikachu a questo punto, perché non abbiamo gli altri sono proprio non indicati per il tipo ghiaccio. Zero proprio. Spero di poter fare la battaglia tutta con Infernape. Guarda lì com'è fiera Bianca che incita i suoi Pokémon. Manda in campo Sneasel. Ok. Contro Sneasel andrei di Brick Break. Buono, primo Pokémon andato.
siamo anche 10 livelli sopra, eh? Medicham, attenzione. Tipo lotta psico, perché dovrebbe essere tipo ghiaccio? Beh, mandiamo Gliscor. Con acrobazia dovrebbe one-shottarlo. Vai. Infatti. Distrutto proprio. Poi, Abomasnow. Perfetto. Danno 4 per dal fuoco. Direi che il mio Infernape ha pronto un bel lanciafiamme per te, Abomasnow. Tanto bellissimo il Pokémon, mi piace un casino. Flamethrower. E ha messo pure la grandine. Troppo tardi, cara Bianca. Troppo tardi. Ed infine manda Snover. Piccolino, lui è rimasto ultimo. Andiamo di semplice ruota fuoco. E abbiamo quindi così vinto anche molto facilmente contro Bianca. Ti sei spinto oltre qualsiasi limite, grandissima. E ti sei guadagnata la medaglia ghiacciolo. Ecco qua. E anche questa MT. Bora. MT14, niente male. Perfetto. Push yourself, spingiti oltre. If you try hard things, you will grow. Se provi cose difficili, crescerai. Ok. A questo punto possiamo uscire dalla palestra. E ricordandoci appunto di quello che aveva detto Paul, ovvero di incontrarlo al lago Arguzia. Credo si chiami Lago Arguzia quello. Comunque il lago che c'è qui vicino. Per una vera e propria sfida, full battle. Beh, direi di andarci, no? Direi di concludere in bellezza questo video. Qui abbiamo anche Bellocchio, tra l'altro. Non so cosa voglia. Paul che Pokémon manderà per primo? Non saprei, quindi manderei Gliscor per sicurezza. Boh, vediamo poi chi manda. Hello, ciao, sto investigando sul Team Galassia. Ho scoperto che tu li hai incontrati qualche volta. Sì, capisco, molto affascinante. Beh, grazie per appunto tutte le informazioni. Chi sono io? Il mio nome in codice è Luker. Ok. I'm a detective working for the International Police. Sono un detective che lavora per la polizia internazionale. I've taken up enough of your day off. Thank you for help. Comunque ti ho già portato via abbastanza del tuo tempo. Grazie per l'aiuto. Ok, quindi abbiamo anche l'introduzione di Bellocchio. Ed ecco qui. Paul, pronti? Quindi sei finalmente arrivato. Mostrami la tua vera potenza. Eh sì, perché lui finora pensava fossimo delle pippe colossali. Quindi non aveva mai usato tutti i suoi Pokémon insieme. Ci aveva sempre usato solamente uno o due Pokémon a caso. Invece, dopo aver saputo che noi abbiamo battuto suo padre, ora si è tirato fuori, eh. Allora, contro Torterra io andrei di acrobazia. Mi ha fatto parecchio male. E lui cosa risponde? Giga Drain. Ah però. Acrobazia di nuovo. E il suo primo Pokémon, KO. Livelli praticamente identici tra me e lui. Poi Weavile, tipo ghiaccio. Contro il tipo ghiaccio, mandiamo Infernape. Ok, usiamo Brick Break. Ice Shard, ok, fortunatamente non ci congela. E Brick Break lo manda a KO. Poi Hunchcrow, tipo buio volante. Allora, tipo buio volante. Tocca mandare Pikachu. Dai, mandiamo Pikachu. Usiamo anche lui in questa lotta contro Paul. D'altronde lui ha detto che vuole vedere la nostra piena potenza, no? E che piena potenza sarebbe senza un tuono pugno di Pikachu nel muso di Hunchcrow. Magmortar. È tutto tuo, Gliscor. È tutto tuo. Avrei potuto mandare anche Torterra in realtà, con Terremoto. Infatti stavo pensando a quello. Però facciamo combattere Gliscor. Livello 48. Ursaring. Contro Ursaring manderei Staraptor. Non so se Staraptor riesca a one-shottare Ursaring con Zuffa. Vediamo, intanto gli inizio l'attacco, che è sempre cosa buona e giusta. Quasi one shottato, peccato davvero. Hammer Arm fallisce e noi possiamo concludere con Quick Attack allora. Perfetto. Ed infine Electabuzz. Ecco, contro Electabuzz mandiamo Torterra.
che concluderà la battaglia con Terremoto. Abbiamo praticamente fatto combattere tutti i nostri Pokémon tranne Weasel. Vabbè, capita. Terremoto e addio Electabuzz. Abbiamo sconfitto il Paul rivale. Quella battaglia. Questa è stata una battaglia spettacolare. Ti rivedrò ancora alla Lega di Sinnoh. You still have one more badge to get, don't you? Hai ancora una medaglia da ottenere, non è vero? Prova ad andare a Sunny Shore, alla palestra di Sunny Shore. Get there from Valor Lakefront. Ok, ci c'è anche dove andare, ovviamente dobbiamo ritornare alla riva del lago Valore. I'll be going now, don't disappoint me next time, I see you. Ok, lui se ne va e ci chiede di non deluderlo la prossima volta che lo vedremo. Prima di andare comunque alla riva del lago Alore per andare verso l'ultima città, torniamo al centro Pokémon. Questo episodio ovviamente finisce qui, però prima diamo un'occhiata ai Pokémon che abbiamo preso e sistemiamoli per bene. E prima comunque di andare alla riva del lago Alore, nel prossimo episodio faremo un'altra cosina extra. Ok? E poi andremo comunque alla riva del lago Valore. Iniziamo a mettere a posto questi Pokémon. 459 per Snover. Allora, 59, quindi 6, 56, 7, 8, 9. Sei qui. Tu e il tuo amico che si evolverà. Ok, poi abbiamo Fione. Fione 489 invece. Quindi 489, sei qui, giusto? Mentre Gible 443 6 6 6 6 6 6 qui e ti metto anche direttamente l'altro Gible, ecco qua, tutte e due. Poi abbiamo l'Axio che sappiamo bene dove mettere, ecco qui al posto di questo Jinx, Teti libero, tanto non mi serve nulla. Release. Ecco fatto. Poi vediamo un po' Carnivine. Carnivine 455. Quindi sei qui. Poi Scorupi 451. Eccolo qui, l'avevamo già Drapion, vedete? Quindi questo Scorupi lo liberiamo. Ecco fatto ora. Pione è messo giusto, sì, 489. Qui ci sarà Menafi, sicuro. E questo Vetto invece è Riolu. Per adesso lo lasciamo qui, al posto di Menafi, ma appena possibile lo schiuderemo. Quindi, direi che anche per questo video è tutto. Io vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video se vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!